L'alta pressione che ha interessato per diversi giorni la nostra regione con temperature decisamente sopra la norma, specialmente le massime in pianura, tende a spostarsi verso sud-est sotto la spinta di un fronte che si avvicina dall'Atlantico verso il Mediterraneo. Questo fronte genererà una depressione che nel fine settimana passerà sulla penisola italiana, rendendo marginale la sua influenza sulla nostra regione. Per sabato prevediamo condizioni di sostanziale variabilità, con un po' più di schiarite su pianura e costa, qualche nube in più. Invece, in montagna, specialmente sulla Carnia verso il Cadore, dove non è del tutto esclusa qualche isolata e breve precipitazione. Temperature ancora piuttosto elevate nei valori massimi, sopra i 20 gradi sulla pianura, appena sotto sulla costa, dove soffierà vento leggermente più fresco dal mare. Venti da sud-ovest moderati anche in quota sulla zona di montagna. La giornata di domenica trascorrerà con nuvolosità variabile e temporaneamente un po' più consistente, con la possibilità di qualche locale precipitazione o anche qualche locale rovescio, più probabile in montagna ma possibile anche sulle altre zone della regione. Il vento sarà da nord-est al mattino, quindi un po' di borino sulla costa, poi deboli variabili venti invece in giornata. Le temperature aumentano ancora un po' le minime, sopra i 10 gradi in pianura, intorno ai 14-15 sulla costa, le massime scendono un po', dovrebbero attestarsi intorno ai 20-21 gradi in pianura, 18-19 sulla costa. Variabilità positiva lunedì mattina, un po' più instabile invece per quanto riguarda martedì con qualche rovescio, ci aspettiamo invece nei primi giorni della prossima settimana, con temperature che rimarranno sostanzialmente stazionarie. È tutto dall'Osmer, un saluto da Arturo Puccillo.